Ciao ragazze, quante volte mi avete chiesto il video delle onde? Eccolo, ce l'abbiamo fatta, ce l'ho fatta, ho trovato una location più o meno comoda, non ho rischiato di bruciarmi, sono salva, sana e salva, e vi faccio vedere appunto come realizzo queste onde qui, che sono le onde che vi piacciono tantissimo quando me le vedete su Instagram. Vi servono due cose, allora, i capelli e un ferro. Io le faccio sempre sui capelli non appena lavati. Quando so che voglio fare le onde, lavo i capelli la sera prima, li asciugo così come capita, come vedrete poi nel video dove vi faccio appunto vedere la dimostrazione, i capelli sono lisci, ma in realtà è il mio capello pettinato, cioè asciugato con le dita, non ho piastrato, non ho usato la spazzola, cioè è proprio il mio capello. Quindi il giorno dopo, in questo caso lo faccio la mattina dopo, adesso è pomeriggio perché dovevo registrarlo, quindi quando hanno più o meno 24 ore uso il ferro. Si può fare anche sui capelli appena lavati e appena asciugati, personalmente però sui miei capelli dura un pochino meno, dura di più questo effetto nei giorni a seguire fino al prossimo lavaggio, quando li faccio a capello con una notte. L'altra cosa che vi serve è il ferro. Io ho acquistato questo ferro su Amazon, la marca è Elehot, comunque vi lascio il link di questo qui identico al mio, e in più ne ho trovato sempre della stessa marca un altro con altri accessori, e vi lascio anche quello perché questo ferro è composto da una base col filo dove appunto avete tutti i tastini off, on, più e meno per regolare la temperatura, e questi accessori qui. Questo adesso non lo tocco perché è ancora un po', come dire, un po' caldo. Gli accessori che ci sono in totale sono 5, quello che è attaccato al ferro e poi questi altri, che visti così non fate pensieri strani, ma sono appunto gli altri ferri di vari diametri. Io adesso non ricordo qual è il diametro di quello che utilizzo io, ma è il quarto, c'è prima questo, secondo, terzo, c'è quello che utilizzo io e poi c'è questo che è il più grande, che se avete i capelli più lunghi dei miei vi consiglio di utilizzare, ma sui miei non utilizzo perché sono appunto troppo corti, quindi utilizzo il ferro penultimo, della penultima grandezza. Quell'altro che vi lascio linkato nell'info box, che non è questo che ho preso io, ma è un'altra versione, ha come ferro di ricambio il ferro con le bolle. Ve lo ricordate il ferro con le bolle? Quell'altro mio video su come fare le onde col ferro con le bolle che nessuno riusciva a trovare? Ecco, ve lo linko, così magari quella è un'ottima spesa, nel senso che se non avete il ferro con le bolle ma comunque vi piace l'effetto anche di quelle bolle, con quel ferro lì prendete due piccioni con una fava. E basta, l'ultima cosa che mi serve, vabbè, per legare i capelli, vedete come sono professionale io, una ciappetta piccolissima, e la spazzola. La mia spazzola preferita è la wet brush, ve l'ho detto un sacco di volte, è la mia preferita, la uso per tutto, la uso sia per qualsiasi cosa, cioè è l'unica spazzola che utilizzo. Quindi una spazzola qualsiasi che poi vi servirà per andare ad aprire le onde, ma questo lo vediamo poi alla fine. Non utilizzo nessun tipo di prodotto per lo styling, lascio i capelli così, molto puliti, molto morbidi. Voi, a seconda del vostro tipo di capello, di come regge la piega il vostro capello, sentitevi libere di utilizzare qualsiasi cosa. Io non l'ho fatto perché il mio capello regge la piega da solo. Cioè, da solo lui va bene. Se ci metto un aiutino, non regge. Però appunto, qualsiasi cosa voi vogliate utilizzare, voi conoscete il vostro capello meglio sicuramente di me, che conosco solo il mio, sentitevi appunto libere. Se non avete questo, se avete già un ferro, provate con il ferro che avete, perché tanto avete visto è un ferro semplicissimo, solo con il ferro, non ha nemmeno il come si chiama, la clip che tiene i capelli. Io non amo quel genere di ferro, non mi trovo assolutamente bene. Ah, nel kit arriva anche il guantino, che io non ho utilizzato, ma se voi non avete dimestichezza utilizzate perché non vi bruciate, però per me il guantino è un po' scomodo. E vi dicevo, io non amo quelli con la clip perché l'effetto che mi piace di queste onde è la punta liscia. A me piace questo, non mi piace vedere le onde
perfette, stile boccolo d'oro, con l'onda che continua sulla punta. Mi piace comunque che alla fine siano appunto lisce, e quindi, come vedrete poi adesso nella dimostrazione, io tengo la punta sempre al di fuori, cioè non vado mai fino, ok, lo posso toccare, non vado mai ad attorcigliare fin qua, ma comunque resto qui. Io vi lascio al video, spero che vi sia stato utile. Non ho fatto la premessa di dirvi che io non sono una parrucchiera, ma mi sembra, insomma, chi capita su questo video magari non lo sa, allora glielo dico: io non sono assolutamente una parrucchiera, non so fare praticamente nulla se non le onde oppure passare la piastra, non possiedo un armamentario, un arsenale di cose per acconciare i capelli, a parte i bigodini, i ferri e la piastra. Quindi non ho nessun tipo di manualità, sono una persona normale che si fa le onde a casa, quindi se siete su questo video e anche voi siete delle persone normali che si fanno le onde a casa, adesso vi faccio vedere come le faccio io. Vi lascio al video. Aspettiamo che si scaldi. Nel frattempo, wet brush, la mia spazzola preferita in assoluto. Da quando l'ho scoperta, addio, quell'altra, come si chiama? Tengo il teaser. E inizio a sezionare i capelli. Allora, vi stavo dicendo che non faccio sezioni a partire da questa parte, perché sono talmente corti che li salto. Pazienza, tanto l'effetto che mi piace è questo qua. Non voglio un boccolo molto definito e quindi parto da questa zona, ok? Parto da qua. Ok, il ferro è pronto, cerco sempre di partire dalla ciocca dietro. La ciocca dietro io la prendo molto molto ampia e, no, e la rotolo così, cioè quello che faccio dietro da tutte le parti è questo. Non sono precisissima, ma dietro non mi interessa. E poi inizio da questo lato. Ok, quindi ferro in questa posizione, state attente. Ok. Contate i secondi che contate. Io conto 8 secondi, non di più. Forse sono passati, boh. E sciolgo, giro sia da questo lato che da quest'altro le ciocche sempre nella stessa direzione, non perché sia una regola fondamentale, ma perché non sono capace di farlo sia in un verso che nell'altro, nel senso che poi mi dimentico il verso, insomma faccio sempre un po' di caos. Ovviamente se avete i capelli più lunghi è più facile, è più facile. Ok, facciamo anche di qua. Ok, facciamo così, faccio prima un lato, così ve lo spiego, e l'altro poi ve lo metto velocizzato, un po' come recap. Quindi prendo un'altra sezione, eccola qua, questa è la sezione che vado a prendere, questi li ripinziamo. Ok, e faccio sempre lo stesso movimento, sempre verso l'esterno, quindi in questo modo. Sarà l'esterno questo? Ah, comunque li giro così.
più le ciocche sono sottili, non prendo sempre la stessa misura di ciocca, prendo magari una ciocca un po' più grande, una un po' più sottile, una un po' più grande, una un po' più sottile. Ovviamente sulle ciocche meno sottili, scusate, sulle ciocche più sottili calcolo qualche secondo in meno. Comunque vi dicevo, non so se ve l'ho detto ma ve lo ripeto adesso, che arriva anche il guantino, quindi se non vi sentite sicure fate col guantino. Io invece, tenendo comunque la punta, non la voglio girata fino in fondo, tenendo la punta comunque liscia, non metto il guantino perché non dovrei scottarmi, in teoria. Oh, guarda come mi brucio, eh. Poi andiamo avanti. Non ho ancora preso la... Continuo a prendere le ciocche, diciamo i capelli laterali. Non ho ancora preso la parte di dietro, quindi la corona di dietro, perché tanto quella la faccio all'ultimo, ma poi vi faccio vedere il movimento che faccio. Ok, questa ciocca, in due. Il movimento è sempre lo stesso, la punta la tengo sempre sollevata. Vedete come vengono? Continuiamo. Prendo tutta. Prendo tutta questa cioccona qui, che è, diciamo, la parte più importante, che poi è quella che si vedrà di più. Parte alta cerco di fare delle ciocche, di prendere delle ciocche più sottili, perché più sono sottili e più creano l'effetto volume, almeno sul mio capello. La ciocca, questa qui, che è quella più frontale, quella davanti, quella diciamo del ciuffo, la prendo più grande, in modo che poi quando si apra non sia così definita come tutte le altre. Non mi piace avere proprio il viso incorniciato dal boccoletto. Allora, abbiamo fatto tutta questa zona. Ora facciamo la parte dietro, la corona. Vedete che mi è rimasto questa parte qui. Mi è rimasta questa parte qui. No, non è la corona, quella, la corona è davanti. Comunque, a parte dietro, dai. Ma non facciamo le professioniste quando non lo siamo. Ok. Questa qui, che io dividerò sempre in due ciocche, in modo da avere due ciocche più, delle ciocche un po' più sottili, seguirà, avrà questo trattamento. Quindi le vado, tengo il ferro in orizzontale e rotolo in questo senso. Una. Cambio mano.
Non vi preoccupate se dietro non siete precisissime. Perché non vi dovete preoccupare? Perché alla fine di tutto, quando avremo fatto tutte le onde, quindi tutta la testa, io più o meno poi mi giro, prendo lo specchio, per esempio, no, questa ciocca, questa qua già la sento, la sento con le mani, non è tanto riccia, e quindi cosa faccio? La rigiro un attimo, quindi poi potete sempre correre ai ripari. Il bello di questo, di queste onde così che faccio, è che non sono perfette. È un effetto spettinato, è un effetto quasi naturale, quindi meno perfette sono le ciocche, meno giriamo nella maniera giusta, e più a me piace. Ora, io faccio tutto il resto della testa velocizzato. Più o meno così. Questo è il momento di andare a riprendere le ciocche che secondo voi non vi siete, vi si sono perse, non avete preso. Io probabilmente dovrei andare, eccola, trovato, dove non sento arricciato, ecco qua, comunque sempre dietro. Poi oggi sono particolarmente scomoda, quindi magari faccio anche un po' più fatica. Ok, spegniamo. Mettiamo in salvo. A questo punto dovete aspettare che i capelli si raffreddino. Comunque ve li faccio vedere un'altra volta come dovrebbero essere. Di qua e di qua. Più o meno una cosa così. Quindi dovete aspettare che i capelli si raffreddino perfettamente. Io aspetto 2-3 minuti, poi li sento, insomma, qui sono caldissimi, qui si stanno già raffreddando, quindi aspettiamo. Ok, sono passati più o meno 2-3 minuti, i capelli sono freddi, quindi sento che sono completamente freddate, freddati appunto le onde. A questo punto non ci sono trucchi magici, non ci sono prodotti miracolosi, quello che faccio io è iniziare ad aprirli con le dita, quindi inizio ad aprirli con le dita in questo modo. E poi riprendo la mia spazzola e li spazzolo. Siete delicate, eh? Non spazzolate i capelli come se fosse prima mattina. Ma delicatamente andate ad aprirli. Non abbiate paura che le onde vi vadano via se li pettinate, perché se il capello è freddo la piega l'ha già presa. E questo è quanto. Poi ve li sistemate un pochino voi allo specchio, dopo vado a vedere che cosa ho combinato. Però non mi sembra, ecco, eccolo qua, il risultato è questo. Queste onde così. Poi, questo è il risultato comunque appena fatto. Sono bellissime domani,
e il secondo giorno è il giorno più bello e anche l'ultimo giorno, cioè il... Io le ho fatte oggi, mi durano tutto oggi, tutto domani e dopodomani. Dopodomani sono ancora più belle perché sembrano proprio i vostri capelli naturali che pian piano si lisciano e poi mantengono solo questa parte qua. Quindi ovviamente a me dura 3 giorni, poi li lavo, però qua dipende sempre dal vostro capello. Non uso nulla, non uso olio, non uso lacca, non uso prodotti volumizzanti, non uso spray texturizzanti perché... Federica, io, sul mio capello, messo in piega, se vado a mettere qualsiasi cosa, mi smonta tutto, non mi tiene. Preferisco averli così, averli più morbidi, poterli pettinare poi più volte, perché comunque fino a sera continuo a spazzolarli quando devo uscire, cioè stasera devo riuscire, quindi me li rispazzolo, anche perché tornano un po' più, tendono di nuovo un po' a chiudersi. E questo è il risultato. Come avete visto, quindi ricapitolando, non ho fatto la parte sotto, proprio perché è molto corta e non riesco ad andarci col ferro, ma poi non importa perché così mantengo la lunghezza dei capelli, tanto poi viene tutto coperto dalle onde. È semplicissimo, me l'avevo detto. Spero vi possa essere stato utile, come avete visto è facile, è facilissimo. Quando vi dico che è semplice, ragazzi, è semplice davvero? Non è che dico è semplice perché io lo so fare, per me è semplice. No, è semplice, non potete sbagliare. Attorcigliate sempre col ferro in basso nello stesso verso, sia da una parte che dall'altra. Pettinate, il trucco è aprirle, quindi pettinarle con la spazzola, con le dita. Spero vi sia stato utile. Fatemi sapere se le fate, se vi vengono come queste. Un bacione.